Thank you to all. Mr. Bonacina, director of the magazine Vita. What is, okay. And the first guest of the round table, would you reach the stage? Mr. Okay, thank you very much. Thank you again. Very precious. Thank you. And so, Mr. McLean, Mr. No, chiamiamo pochi per volta perché siamo in tanti, quindi abbiamo praticamente un'oretta e chiamerei Calum McLean, Andreas Thulstrup, vedo che nessuno si alza, aiutatemi, Marta Collu e Tania Osejo Carrillo. Eccoci, grazie. Allora, abbiamo diviso, voi vedete, avete visto un elenco molto lungo, sono 8 persone in questa tavola rotonda, le abbiamo divise 4 più 4, i primi 4 rappresentano delle istituzioni, i secondi 4 dei progetti poi sul terreno, di modo... problema di traduzioni, ci arriviamo. E io direi, avevamo previsto 2 domande, ma mi limiterei a fare una sola domanda perché abbiamo un po' un problema di tempi. E adesso lasciamo attrezzare gli ospiti con la traduzione. Intanto provo a rifare un giro, naturalmente Marta Collu rappresenta qui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la nuova addizione del Ministero. Tania Osejo Carrillo rappresenta qua il World Food Program e in particolare si occupa dei programmi di riduzione del rischio derivante dai disastri climatici. Calum McLean rappresenta ECO, abbiamo già sentito un suo collega, e Andreas Thulstrup rappresenta qui la FAO. Io inizierei da Marta Collu e chiederei a lei, diciamo, di fronte al tema che stiamo affrontando, abbiamo già sentito varie testimonianze e interventi anche strutturati, quindi stiamo parlando di tecnologie energetiche per la sicurezza del cibo per quanto riguarda gli sfollati e i profughi. È stato detto all'inizio, ricordo che sono quasi 60 milioni, 59 milioni e mezzo, di cui, lo voglio ricordare, la metà sono minori, quindi diciamo, il tema diciamo, diventa ancora più urgente. Quindi a lei intanto, diciamo, per capire cosa il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale mette in campo su questo tema, sì, questo, prego. Yes, first of all, let me introduce myself. My name is Marta Colle. I work in the Emergency Division of the Ministry of Foreign Affairs. Where we actually deal more with emergency food aid like ECO. Our main area, just to give you a brief idea of the areas we work, are the Syrian crisis, and there is our expert here, Fabio Lovisolo, that will give you in detail more information about what we do there for food aid. And then we work in Africa, in the Sahel region and Horn of Africa. So what is our strategy? Just to give you an idea on how energy is important for humanitarian aid, you have to think about the Yemen crisis now, where the lack of fuel brought a total blackout in the country. And actually, it's almost impossible to deliver food aid. The hospital have been shut down, and doctors are living within the hospital because they cannot reach the hospital.
Of course, due to the lack of fuel and transportation means. So indeed, energy is very important, and all the information that we heard today from the Politecnico, I think it's give us this partnership with the engineering, give us some more hopes as today in where we are actually facing a lack of funds, we need to think about innovation a little bit more. And in this respect, I think that the World Humanitarian Summit that we are all working at and that will take place next year, we'll have to give some new ideas and some new solutions in the two main areas they are working at, that's to say the vulnerability of people in disaster-prone countries and also the victim of conflicts. In regard to our strategy on the food sector, we try to have a multidimensional approach, working of course on different levels. And just to you said children, you mentioned children and on how important are children. Yeah, just sorry. About 45% of all child deaths are linked to malnutrition. So that's gives you the idea on how important it is to work on malnutrition and how important it is to work on children. So we think that women are crucial in fighting malnutrition and on food aid, not only for the role that they have within the community and society, we always say that, but also we work a lot on assisting them during pregnancy and supporting breastfeeding. Also, we work a lot on rising awareness. So we all know that malnutrition is not just caused because of the lack of food, but also the use of just one variety of food. So working on rising awareness at social level, of course, targeting mothers, first of all, it's one of our priority. Of course, we work at medical level, so training doctors, social assistants, creating mobile clinics, centers for malnutrition. And we work on agricultural levels, so we especially in countries like Mali or South Sudan, where we are very present at the moment, we work on community gardens run by women again. And was mentioned today that our water is important. So we work a lot in the hygiene and water and sanitation sector, especially in Ethiopia, where just to give one small example on the combination between energy and food security, we created a water pump which is powered by solar power, so solar energy. So that's just a little example on how innovation and energy can contribute to food security. And just to conclude, yes, we have to work on all these different levels, but we don't have to forget that malnutrition and food security are the cause of much wider problems like climate change. So we work a lot on prevention and disaster risk reduction and capacity building for local institutions to react to disasters. And of course, to state fragility, and that's another very big issue. And we try to tackle with capacity building, of course, and trying to build some trust from citizens to the governments. And last but not least, which is one of our rising activities in the last years, is advocacy. We cannot forget advocacy for humanitarian aid, and especially for the protection of citizens, because the primary responsibility of the protection of citizens is in the state institutions. So we try to work at European level, but also in local levels to advocate for the protection of citizens.
Grazie. Grazie Marta Collu. E Andreas Thulstrup della FAO, è lei? Ok. E anche a lei chiedo come la FAO, diciamo, si sta muovendo su questi temi, cioè sulle tecnologie energetiche per la sicurezza del cibo e che programmi ha in corso. Prego. Thank you. So from FAO's side, FAO recognizes that energy for cooking, energy for cooking and heating in displacement contexts, traditionally has been somewhat overlooked, somewhat underprioritized, but is emerging as a crucial issue. And this is something FAO has been working on for many years. We recognize it as a multifaceted issue with multi-sectoral implications, multi-sectoral challenges for displaced people, for women in particular. We also recognize that there are opportunities with energy access to improve the well-being of displaced people. In many contexts, as has been presented in the excellent presentations before, displaced people lack access to basic energy for cooking, and they lack access to cleaner, safer technologies for cooking. Women are the most affected. They're the ones that are responsible for cooking in most cases. They're the ones that have to walk long distances, spend many hours to collect firewood. They also spend hours cooking, often using a three-stone fire, exposing themselves and their children to health risks, to respiratory illnesses, to the risk of blindness, and many other health risks. In addition, what we've seen on the ground is that in many cases, in refugee contexts, in IDP camps, lack of access to fuel for cooking means that women skip meals, they undercook food, they barter or sell food to obtain fuel for cooking. And the large-scale displacement of people, the establishment of large refugee camps, has a profound impact on the local environment. Given the fuel demand, which is a main factor in the depletion or the degradation of forests and woodlands. Camps are often established in arid and semi-arid lands in which there's already existing pressure on natural resources, so this situation is exacerbated. And this is closely linked to competition between host communities and refugees and causes tension and can cause outright violence. When women collect, they are often exposed to harassment, they're often exposed to assault, they're often exposed to rape when they collect firewood. However, we've also seen that there are economic and trade linkages between host communities and refugees. Host communities have a market for selling firewood, for selling charcoal, for selling food products to refugees. And this is an entry point for building trust, for building, for mitigating conflict. So in terms of what FAO's strategy or what FAO's policies are, FAO has safe access to energy is a core component of FAO's strategic objective on building resilience to threats and crises. FAO distinguishes between acute emergencies and protracted crises. So we focus not only on immediate the immediate needs, the immediate response, we also look at protracted crisis settings where more longer term activities or actions are needed. This often involves natural resource management, sustainable livelihoods,
Examples can include the local production of fuel-efficient stoves, the establishment of tree nurseries, which can be sold. And we use a holistic approach. We focus on our comparative advantages, which is natural resource management, which is environment, food security and nutrition. But we look at energy holistically and seek solutions that can address a wide range of challenges. I think I'll stop there. I think I've spoken for a bit longer than I should, but thank you. No, no, è stato bravissimo. No, magari un esempio può restituirci, un esempio dei vostri interventi in cui questo approccio olistico, come l'era chiamato, possa declinarsi. Okay, see, so an example is, a good example is South Sudan, where FAO has basically been involved in two interventions, one before the December 2013 emergency, in which FAO trained local women on the production and selling of stoves, fuel-efficient stoves made from local materials. This enabled women to spend less time collecting fuel wood. It enabled them to spend time growing vegetables. It reduced the smoke emitted and the health risks associated with that. Then after the emergency in 2013, when that broke out, FAO initiated with partners an emergency response deployment of fuel-efficient stoves that were more durable, more portable, and lightweight, made of stainless steel. So these very efficient gasifying rocket stoves have been used in places like Bentiu, in Nimole, in other conflict-affected areas of South Sudan. And the underlying objective or the rationale is, you know, a significant cases of rape, a significant cases of assault were occurring, affecting women. And we also saw rapid depletion of forests and woodlands around improvised settlements, around IDP camps, which prompted FAO to deliver stoves. Thank you. Grazie, grazie mille. Questo aspetto del dialogo tra comunità locali e campi credo sia molto interessante. E Tania Osejo Carrillo, allora, che rappresenta qua il World Food Program, anche a lei chiediamo, diciamo, come l'istituzione che qua rappresenta si sta muovendo, quali programmi su questo tema ha, diciamo, in essere. Prego. Thank you so much for the question. In this sense, we are working together with different UN agencies, including FAO, in the safe program approach that Andreas was explaining about right now. And basically, what we are doing is not only working in refugee camps, but also in developing settings, which means as WFP, we are working with food insecure populations in general. This is part of refugee camps, but also it could be part of developing settings in cities around the world that food insecure population also lives over there. And we also implement the safe, holistic approach that we said before. In this sense, the good examples that we have is probably Darfur in Sudan. We start this project, Safe Holistic Approach, in 2009. And so far, we have reached 2.7 million people. And we have been working not only distributing fuel-efficient cookstuff, but providing different activities and diversification of income opportunities to the local population up there. This means through participating in our asset creation program, the Food Assistance for Assets, how to improve the management of natural resources in the environment they are living, reforestation programs, how to build their own fuel-efficient cookstoves for not only consumption in the refugee camps, but also they can sell it to the neighboring cities, and they have some income as well.
As mentioned before, children and women are the ones who are in charge of collecting the firewood. And sometimes the collection of firewood is not in the best settings. It's quite dangerous sometimes. So they are exposed to a gender-based violence. And in the case of the children, they spend more time like collecting firewood instead of going to schools. So as WFP, we also have the school feeding program. And we are trying to link also the access to fuel-efficient cookstuff with the school feeding program and reduce the time that the kids spend trying to find firewood and then bring it to the schools as well. So this is part of the whole approach that we are doing. As I said before, case of Sudan, 2.6 million people so far. We still have operations in Darfur with the SAFE program. By 2020, WFP is planning to reach 10 million people with the SAFE program. Grazie. Calum McLean, visto che eco, diciamo, le linee guida sono state prima esplicitate al suo collega, magari le chiedo qualche buona pratica, cioè in tutti i programmi che state seguendo, se ci sono pratiche che vale la pena sottolineare qui oggi su questo tema della tecnologia per l'energia e cibo sicuro. Okay, thank you very much. Hello everybody. Is this on? No, it's not. Have to be green in the light. It is now. Yeah, good morning everybody. It's very much a pleasure to be here. It's also very nice to be in the tropical climate of Milan at the moment. I'm coming from Nairobi, which is actually quite cold at the moment. It's kind of winter time there, so it's very nice to have 30 degrees plus. Yeah, actually what I wanted to do was to talk a little bit about the challenges that we face. So I'm going to go around your question in a slightly reverse order, because I don't know that we actually have too much in the way of best practices, apart from some of the things that my UN colleagues have just brought out. I'm just going to start by referring back to what Alexander was saying at the beginning when he was talking about the sort of more policy level challenges. And indeed, food utilization, when you look at the whole spectrum of food security, is the most underutilized, neglected perhaps is a better word. And within that, the whole business of energy for food cooking and for water hygiene is the most the most neglected area. So I think, you know, one of the key challenges that we have to actually face is turning that around. So how can, you know, at that sort of policy level, how can we turn that around so that agencies that we partner with as ECHO, you know, really take that on board from the beginning of a crisis? And that very much leads me to the second one, which is really, you know, we talk about this food and energy nexus, but we also have a humanitarian and development nexus going on as well. You know, it's from a humanitarian perspective, looking at energy for food is not life-saving as such. You know, so we do have this kind of problem in a sense that you know, it's more of a developmental kind of approach to a long-term problem than an emergency approach to an acute problem. And we have to get over that as well. And it is actually very interesting, WFP and FAO sitting here saying that is what they're doing, because that's obviously the way to go. And we've got to, very much within ECHO, we've got to take that lead. Or take the lead from them is what I really mean to say. I'm just thinking about also the whole environmental issue, because again, that's very much a developmental issue. But as Andreas just pointed out, I was in Dolo Ado in southern Ethiopia a couple of years ago after the 2011 famine in Somalia, when there was a lot of people coming across the border. And just to demonstrate the humanitarian and development nexus in that sense, you know, it was very clear that all the trees for miles and miles around these camps, as Marco was saying earlier, have been completely cut down. They're non-existent. At the same time, the local community
who are mostly pastoralists in nature, depend on those trees and the rangeland for their livelihoods. So it was building up this sort of huge tension between the local community, the host community, if you like, and the refugees, who were all from the same kind of more or less ethnic group, although there were clan differences. Now, at the same time, you know, from a humanitarian point of view, there were global acute malnutrition rates of well over 40%. So what do you do? With limited resources, do you try to sort out the nutrition problem, or do you try to sort out the energy problem? And of course, you know, though that isn't an either and or situation. You should try to do both, but it's obviously you have to take priorities. And then, you know, taking the next step on that, it's very interesting that one of my favorite statistics at the moment is that, can anybody guess what the average duration of displacement is in the world today? Anybody want to have a crack? Anybody? Shout. 14 years. That's pretty close, actually. It's 17 years. 17 years. That's the average. Right? And, you know, the vast amount, I don't know about Italian cooperation, but the vast amount of humanitarian funding that the ECHO puts in is going into protracted crisis. You know, and the statistics speak for themselves. So we are in this situation where we have to really deal with the long-term energy needs. We can't just deal with the humanitarian urgent things all the time. So those are kind of like some of the key issues for me. I think I was also going to mention the protection issue, which I think everybody's mentioned right now. You know, this, you know, Darfur was a classic example of women and girls going out to collect firewood and then getting raped. You know, we have to deal with that. There's no choice. Perhaps the last one before I hand it over to the floor is to also think about partnerships. It's very interesting that both WFP and FAO have mentioned the SAFE, I don't know quite what you call it, sort of policy, if you like, which is obviously an incredibly important framework within which we should all be working. I think, I'm not quite sure why this is, but it's a shame that we don't also have UNHCR sitting with us, I think, because they are the custodians of the mandated agency for refugees. But we have to, as a humanitarian and development community, come together around this issue. And that's perhaps what this is all about, why we're sitting here today. So I think that's incredibly important. You know, I think ECHO needs to do a lot more on this. As I've said right at the beginning, we have a sort of a policy, not a policy gap, because it's there in the policy, but it's a very neglected area. And we've got to kind of like step up and really work much more on this. And I think we've taken the first step by supporting CUPI and the Polytechnic of Milan to look at some of the technical solutions, to test them out, to be very open-minded about what might work and what might not, and, you know, things will not always work. There's going to be failures, but there will be some successes as well, and that's the way we all learn. So I hope that very much that this ECHO support to CUPI will actually result in some of the best practice that you are asking me to expound on from the beginning. So thank you. Grazie, grazie mille. Tra l'altro, ha ripreso un tema che aveva già posto il ministro dell'energia Giordano, questa della permanenza lunga, no, dei campi, 17 anni in effetti è un periodo, cioè mi ha sorpreso, anch'io credevo fossero meno. E io vi ringrazierei, perché chiamo gli altri ospiti, vi ringrazio per il vostro contributo, facciamo un altro applauso collettivo ai quattro ospiti, grazie. E allora chiamo Nicola Morganti, presidente di ACRA CCS, Silvio Bosetti, presidente Fondazione Ordine Ingegneri, Melda Ijabur, che rappresenta il Centro per l'Energia, la Conservazione Energetica del Libano, e Flavio Lovisolo. Buongiorno. Lovisolo, con cui abbiamo condiviso anche un'esperienza editoriale, quindi, che riguardava l'Albania, però allora, eccoci. No,
proseguiamo con gli elementi che sono emersi nella prima parte. Inizierei da Silvio Bosetti, Presidente Fondazione Ordine Ingegneri, perché l'abbiamo sentito già nella relazione della professoressa Rossi, si chiama, stamattina, Colombo, esatto. E innovazione, 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 ed è stata richiamata anche poco fa. Ecco, quindi Fondazione Ordine Ingegneri, Fondazione Politecnico, cosa si può fare per innovare in maniera adeguata a sfide che sono impressionanti anche? Prego. Thank you for the invitation. Yes, it's a very huge problems, and I think that it will be very important to connect this huge problem to solution which are more simple and standardized. And so I think that engineers can help in this path and cooperate to find the solution to cope with these problems. I think that we have to answer to the question that the Minister of Energy of this morning, Ibrahim Saif, said. I want to say that we have to answer to the question if we want to invest in temporary or permanent infrastructures. It's a very important question, and we can, because innovation today can help to find, for example, temporary solution with, if you, for example, if you think of lighting, you can help battery of bulb lighting and have and to find solution temporary, very temporary. But if we think that we can have a camps that last 20 years, could be useful to put their infrastructures. So innovation can be start from appliances, because I think we have to start from the needs of people that live in the camps. And when we speak of appliances, not only refrigerators, but I read during this day that it will be very important to have a station to recharge mobile phone, for example, or household flush toilet, or to improve the use of stoves. Today, innovation can help us with the energy storage and battery. We can connect, for example, how to connect the industries of cars. That nowadays is going to invest a lot of in battery, in electric vehicles. And we can also to find benchmark with military solution, because we have to look at the military camps, because they are going to find new solution to new technologies to survive in a camp that is isolated. And nowadays we have new technologies to use different sources for energy, not only solar but biomass or wind. How to use wind and to storage the energy we can produce. Our technologies today, we can use also solar lanterns. And another thing that I want to say, and this is the last one, we don't need only to produce energy and to have good appliances, but it will be important to have good distribution system and how to deliver energy to the final consumers. And we have to find good solution for camps, because we can have technologies more useful for this kind of camps, temporary camps, and we have to find good solution to match with this technology. In Italy, we have about 500,000 engineers in each kind of sectors, not only industries, but we can use in design, we can have engineers in operation and maintenance, in production, construction,
So I think that in the future the cooperation between the foreign minister, the Polytechnic of Milan, of our organization of engineer society, which will be important, and to use the guideline that European community give to us and to implement them where they are necessary. Thank you. Grazie, grazie a Bosetti. E Flavio Lovisolo, vengo a lei, che ha la, è coordinatore regionale per la crisi siriana per il Ministero Affari Esteri e l'ambasciata di Beirut. Appunto, guardandola, uno pensa agli 80.000 profughi in Italia, ne parlavamo prima, sono 1.200.000 quali ufficiali in Libano, su un paese di 4 milioni di abitanti, quindi insomma viene da dire, ma di che parliamo in Italia? Ma sentiamo come, diciamo, le problematiche che questa mattina sono emerse, come le state seguendo, implementando, e che risposte state dando. Prego. No, in verità fai bene, perché parlare della crisi siriana, spesso noi stessi che ci viviamo dentro perdiamo un po', come dire, dei punti cardine che definiscono una tragedia umanitaria che dalla Seconda Guerra Mondiale non è mai avvenuta nel mondo. Quindi sono 12 milioni di persone che attualmente sono diciamo sfollati interni in Siria, o 4 milioni che si trovano nei paesi vicino alla Siria. E purtroppo devo dire che questa tragedia non sta trovando delle soluzioni politiche, e non sta trovando neanche delle soluzioni militari, ahimè, quindi si prevede che possa diventare ancora peggiore di quella che è effettivamente. Cioè, oggi, con una parziale chiusura delle frontiere che abbiamo inevitabilmente dovuto accettare, perché il Libano e la Giordania non possono più assorbire questo flusso di profughi, oggi sta crescendo enormemente il flusso, i displaced interni, quindi gli sfollati interni, e se gli scontri continuano in questa maniera non si sa effettivamente come questa bomba umanitaria potrà ancora peggiorare nel prossimo futuro. Quindi veramente devo dirvi, la situazione è molto grave, e spesso mi sembra di avvertire che non è così sottolineata come dovrebbe esserlo, soprattutto insomma, nei nostri paesi, in Europa in generale. Devo dire che la comunità internazionale sta facendo molto. Abbiamo oggi un appello delle Nazioni Unite che richiede circa 4 miliardi e mezzo per far fronte alla crisi solamente nei paesi limitrofi alla Siria, e circa 2 miliardi e mezzo di dollari per la situazione umanitaria in Siria. Di queste cifre oggi noi contribuiamo come paesi donatori. Ad oggi, per il 2015, siamo arrivati al 25% di quanto richiesto. Quindi presumibilmente arriveremo, come l'anno scorso, intorno al 50-60% degli appelli delle Nazioni Unite. Il che è un enorme sforzo, se noi ci pensiamo. Noi come Italia abbiamo erogato dal nostro ufficio di Nairobi, con gli uffici della Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, circa 70 milioni di euro in 2 anni e mezzo, che sinceramente mi sembra, come contribuente italiano, una cifra importante, comunque uno sforzo importante, ma certamente non è sufficiente per far fronte alla situazione. Voi immaginatevi che e di questo ne parleremo magari più approfonditamente dopo, ma le Nazioni Unite stanno utilizzando, si è accennato prima, il sistema dei voucher e anche dell'accredito su carte di credito per permettere ai rifugiati di acquistare alimenti in Libano. Ma versavano circa 27 dollari a rifugiato qualche mese fa, a maggio ne versano 19, presumibilmente ad agosto ne verseranno 13. 13 dollari, quindi 13 euro al mese per nutrire una persona. In verità, se voi pensate che il Libano costa di più che in Italia, cioè il costo della vita è piuttosto alto, non è tanto. Effettivamente la situazione sta diventando veramente molto difficile. Perché? Perché siamo di fronte ad una crisi che si protrae, nel senso che entriamo nel 5° anno di crisi, abbiamo risposto con una capacità di far fronte all'emergenza, World Food Program,
UNHCR prima ne accennavano, e in verità oggi dobbiamo trovare anche dei nuovi strumenti per far fronte a questa crisi. È una crisi anche particolare perché effettivamente ha toccato un paese di medio reddito. Nella mia ormai, ahimè, lunga esperienza di crisi umanitarie, voglio dire, soprattutto in Africa noi siamo abituati ad avere uno spostamento di popolazioni da una valle ad un'altra, da una regione molto simile ad un'altra, di popolazioni magari nomadi o che si dedicano alla pastorizia o di agricoltori, ma insomma in un certo senso quasi le loro modalità di vita cambiano, ma non in modo sostanziale. Qui invece noi ci siamo trovati di fronte ad un paese di medio reddito, con una classe media importante, con un paese che è cresciuto pre-crisi del 7-8% del PIL all'anno, quindi un paese industrializzato, e un paese che si è ritrovato via via invece a dover affrontare una situazione come questa, e quindi lei si trova nei campi, nelle case, nei garage in Libano, persone di una classe media che era abituata ad avere la loro macchina, il loro frigorifero, la loro casa e così via, invece si ritrova oggi ad affrontare questa situazione che è veramente grave, oltretutto portandosi dietro tutta una serie di problematiche che normalmente noi che abbiamo a che fare con crisi umanitarie non siamo abituati ad affrontare, perché si portano dietro per esempio malattie di un paese industrializzato, come dei tumori, come il diabete, come altre cose che normalmente un profugo, diciamo, non ha o ha in misura molto minore, no? Leucemie diffusissime e quant'altro, e in verità le risorse per affrontare questa tipologia di malattie industriali in un contesto di profughi è molto, molto, molto difficile. Nello stesso tempo ci possono anche essere dei vantaggi, perché è una classe media che riesce a gestire, ad avere quelli che si chiamano dei coping mechanism, alcuni molto negativi, come per esempio far lavorare i bambini, la prostituzione infantile, la prostituzione femminile, ma anche per esempio i matrimoni precoci, come voi sapete, che si sposano le bambine giovane età. Ci sono però anche dei meccanismi in un certo senso positivi che gli permette questa classe media, questo tipo di rifugiato, che sono quelli di poter gestire comunque una situazione da un punto di vista anche culturale e comportamentale, ma anche quella di poter anche fare dei lavori, anche se informali, no? Sì, in Libano, ma questo avviene anche in Giordania e in altri paesi, in Turchia. Ma anche quella di gestire delle tecnologie, cioè io ho visto i progetti realizzati dal Politecnico di Milano con COPI, effettivamente l'introduzione di modalità per conservare i cibi o per meglio cuocere il cibo utilizzando energia, insomma voglio dire non è che è una cosa distante da loro, sanno benissimo come fare, come pulire un pannello solare, come tenere correttamente una connessione elettrica. E il punto è, certamente uno potrebbe, come dire, restare un po' sorpreso e qualcheduno un po' l'ha detto, insomma, che ci si occupa anche di questi aspetti, no? Di fronte poi ad una questione che riguarda delle vite umane e della dignità umana. Devo dire che prima di tutto lo si deve vedere da un punto di vista di sperimentazione, di test, di provare effettivamente come è possibile utilizzare meglio l'energia anche in un contesto molto difficile. Dall'altra parte queste nuove crisi ci pongono anche nuovi problemi, come per esempio se noi ad un profugo diamo un voucher o accreditiamo dei soldi su una carta di credito che lui può riscuotere del cash da un bancomat che però non si trova magari dove lui vive, quindi deve prendere un mezzo di trasporto e deve pagare un mezzo di trasporto per raggiungere il bancomat, e poi con i soldi che incassa deve comprare del cibo. Questo lavoro non può farlo tutti i giorni e quindi deve comprare del cibo con del gruppo familiare una volta al mese o due volte al mese, ogni volta che si reca nel posto dove c'è il bancomat
o dove accettano il voucher che gli è arrivato. E quindi tornando con questo cibo deve anche trovare un modo per conservarlo, oppure per cuocerlo e poi dopo conservarlo successivamente. E quindi non è poi così assurdo come sembrerebbe per chi è operatore umanitario in questo campo, che ci si pone anche il problema oggi di come conservare il cibo, che è un po', sembra un po' una contraddizione dei termini quando uno dice: ma come un profugo già ne ha poco, figuriamoci se lo conserva, insomma, al limite se lo cuoce se lo mangia. E così vale anche un po' per l'energia e per questa esperienza che hanno fatto con la protezione del focolare, quindi di utilizzare meno energia. Io devo dire che l'esperienza della crisi siriana e del Libano ci porta anche a vedere queste crisi come si inseriscono in un contesto di un paese, anche lì come il Libano, a medio-alto reddito, mediamente industrializzato, e quindi come eventualmente questo tipo di esperienze possono anche fare appello a delle capacità di imprese locali che riescono quindi magari a produrre, a riprodurre ciò che è stato sperimentato, immettendolo su un mercato che comunque è un mercato importante, perché su 4 milioni di abitanti, 1,5 milioni di profughi, ma si parla anche di 2 milioni non ufficiali, incide enormemente. Voi immaginatevi come se l'Italia oggi avesse qui 25 milioni di profughi sparsi nella penisola. Insomma, le problematiche sono tante, ma... Grazie Rovisolo. Continuiamo sulla vicenda libanese con Melda Yabur del Center for Energy Conservation, che magari può fare un focus proprio sul tema energetico, sul tema proprio dell'energia rispetto alla problematica dei profughi. Prego. Good morning, everyone. So regarding the situation in Lebanon, I would like to note that first, already Lebanon suffers already from electricity outages, first of all. And now, with displaced persons living in Lebanon, the electricity supply is even a more difficult thing. An additional need is around 300 megawatt is noted in this regard. So the Lebanese Center for Energy Conservation promotes energy efficiency and renewable energy all over Lebanon. The LCEC, as the abbreviation of the center, uses and promotes a decentralized approach for the development of renewable energy and energy efficiency projects in the country, and works with several organizations and governments in order to implement these projects. Concerning the revenues and the subsidies that are promoting in Lebanon, the LCEC since 2010, under the leadership of the Central Bank of Lebanon, is promoting supporting the private sector entities in order to implement energy efficiency and renewable energy projects at zero interest loans, not only to reduce the energy bills, but in order to conserve the environment also. So in this regard, the LCEC already implemented solar public street lighting in several regions affected in Lebanon of this displacement. Also, we are coordinating with several organizations to start implementing solar pumping projects in the camps. And I would like to know that several other entities like the UNDP, the United Nations Development Programme, is investing a lot of efforts in such a situation. Concerning energy and food, even though energy is difficult, I think that food is a bit less difficult to reach, to access for these refugees. So, but
Food access and food utilization needs energy also. So I would like to know that several problems can be solved through energy efficiency and renewable energy solutions that can be implemented to develop the utilization of food. Second, I would like to note the issue of hygiene regarding food needs. The hygiene is a major another concern regarding such problems, and this is due to the lack of water and energy also, both. And I would like to know also for these development communities from refugees coming in the country, self-sufficiency is a very important note to the development of such communities. So the renewable energy and energy efficient solutions can offer this precious characteristic. And in addition to that, these solutions can create a large number of job opportunities. And these job opportunities are very important to note, because by nature these job opportunities are decentralized, so they can lead to the development of the rural regions, especially that refugees in Lebanon are placed in these regions. Thank you. Grazie. Nicola Morganti, presidente di un'organizzazione non governativa, ACRA CCS, a lui la testimonianza su progetti che riguardano questo tema e su queste problematiche che abbiamo trattato questa mattina. Prego. Grazie. ACRA lavora in circa 15 paesi nel mondo, principalmente in Africa e America Latina, in Asia solo in Cambogia, e noi siamo piuttosto orientati ad attività di cooperazione allo sviluppo, e non interveniamo e non siamo specializzati in attività di emergenza, ma in molti interventi ci capita anche di lavorare soprattutto nei paesi in cui siamo presenti, anche su attività di post emergenza o di transizione tra l'emergenza e poi lo sviluppo. Sulle energie rinnovabili stiamo sviluppando un programma abbastanza importante, che è sostenuto anche dalla Commissione europea e dal Ministero Affari Esteri italiano, in diversi paesi, sull'idroelettrico in Tanzania e in Bolivia, sull'energia solare in Senegal, e qualche sperimentazione condotta anche con l'Enea in Mozambico sul biogas. In Chad lavoriamo anche nei campi di rifugiati che ci sono al sud del paese, al confine col Centrafrica, e sono sia rifugiati centrafricani in Chad che quelli che vengono chiamati returnee, cioè dei ciadiani che erano installati in Centrafrica da tanto tempo e che si sono dovuti spostare nel loro paese, alcuni dei quali appunto alcune persone non avevano anche più legami poi con il paese, diciamo così, di origine. Ecco, la nostra esperienza in particolare in Chad raggiunge molti interventi che sono stati fatti fino ad ora, e sottolineando l'importanza anche proprio di un approccio spaziale, di come i campi di rifugiati vengono installati e poi gestiti, e l'importanza anche di avere un approccio proprio di uso sostenibile delle risorse naturali. Sembra strano parlare di uso sostenibile in un campo di rifugiati che dovrebbe essere temporaneo, ma è già stato detto, l'abbiamo visto, purtroppo molto spesso questi campi si eternizzano e diventano città, villaggi all'interno di regioni dove ci sono delle popolazioni. Quindi è importante vedere il problema in modo integrato, e non solo guardando ai rifugiati, ma guardando anche all'impatto
che la presenza di tutte queste persone che hanno bisogno di nutrirsi e quindi anche di utilizzare le risorse naturali che sono attorno al campo, l'impatto che può avere sulla vita delle persone che invece sono delle comunità, diciamo così, di accoglienza loro malgrado, ecco. È stato messo molto l'accento appunto sui rifugiati. Io direi appunto che è importante cercare di guardare anche un po' quello che succede fuori, di vedere effettivamente come si può migliorare un uso sostenibile delle risorse naturali. Quindi l'iniziativa del Politecnico, di COPI, vanno sicuramente nel senso giusto e dovrebbero essere sicuramente, come dire, tutte le tecnologie che vengono sviluppate per far fronte a queste situazioni devono far conto anche delle popolazioni limitrofe che non devono essere comunque dimenticate. Per quanto ci riguarda, abbiamo lavorato anche con dei partner su tecnologie molto semplici di fornelli migliorati fatti con l'argilla, con la terra, che sono facilmente modulabili e anche spostabili se si vuole, sono anche abbastanza adatti alle condizioni specifiche dell'esperienza, infatti, della situazione particolare del sud del Chad e di questi campi di centrafricani. Raggiungo molto quello che è stato detto anche dalla professoressa Colombo dell'importanza di avviare delle innovazioni secondo un processo partecipativo e iterativo, perché stiamo parlando di abitudini, di tradizioni che vengono tramandate da generazioni, da secoli, che sono molto difficili da cambiare. Ed è vero che da una parte abbiamo noi le conoscenze che ci permettono di trovare quella che potrebbe essere la tecnologia più adatta a quella specifica situazione, ma d'altra parte c'è sempre il problema dell'adozione, di quanto poi la popolazione possa accettare quello che appunto la ricerca piuttosto che le organizzazioni non governative possono proporre. Quindi per questo è importante anche qui, sembra assurdo parlare in campi di rifugiati di un processo partecipativo di sviluppo tecnologico centrato sulla gente, ma dato che proprio parliamo di situazioni che poi durano nel tempo, effettivamente è importante cercare magari dopo una prima attività che si fa nei primi momenti quando il campo si crea, dopo di continuare però a riflettere, a ragionare con la gente per capire come queste tecnologie possono essere poi adottate. Secondo me è importante anche tenere, diciamo, trasformare quello che è un problema in un'opportunità, nel senso che i rifugiati sono in una situazione in cui devono adattarsi, ma devono anche cambiare i loro modi di vita e magari non riescono completamente a riprodurre la situazione che vivevano nel posto da dove venivano. E quindi c'è anche la possibilità di cercare di creare appunto dei cambiamenti che possano essere poi durevoli. È spesso abbastanza facile riuscire in un campo di rifugiati a trovare delle tecnologie che possono essere adottate lì e subito, ma poi è importante anche che queste diventino il patrimonio delle persone che le adottano, per poi dopo riportarle nel paese di origine o nel posto dove si andranno a risistemare più avanti. In questo senso appunto parlavo di creare un'opportunità per cercare di favorire il cambiamento di comportamenti su un aspetto che è molto difficile da cambiare. Io sento parlare di fornelli migliorati da più di 30 anni e ancora siamo qui a cercare quali sono le soluzioni, proprio perché non esiste una soluzione unica a tutte le situazioni, ma è un processo che deve essere
avviato e sostenuto, diciamo così, nel lungo termine. Grazie a Nicola Morganti.